Matteo Leporale, 3 gol segnati. Campagna ha detto che non chiude a nessuno la porta della nazionale. Hai suonato un campanello anche a lui? No, ormai niente campanelli. Se ormai quello che è stato fatto è stato fatto. Sto dando il meglio, sto cercando di aiutare la Lazio nel migliore dei modi. Quest'anno sarà un anno difficile e partite come oggi ci aiutano un po' ad aumentare il ritmo, l'attenzione, perché loro comunque vanno a una velocità doppia rispetto a noi, quindi questa partita ci è servita tanto per allenarci e per aumentare un po', diciamo, il nostro allenamento, perché non abbiamo fatto Coppa Italia, tornei iniziali, quindi abbiamo un po' sofferto questa mancanza iniziale e queste partite servono proprio per questo. Senti Matteo, migliori incredibilmente ogni stagione. Da che punto di vista, fisicamente, mentalmente, qual è la caratteristica che ti spinge a far rendere sempre di più, anche in termini iniziativi, ma nei movimenti, nel contribuire, nell'essere determinante per questa Lazio? Ma non lo so se miglioro io o sono i compagni che ormai mi conoscono quasi a memoria, quindi sanno quando voglio la palla, in che momento, e quindi non credo sia un merito mio, perché comunque io faccio un ruolo abbastanza particolare, che la palla mi va servita quando insomma è il momento giusto, quindi sono soprattutto bravi loro a darmela, aspettare che faccio il movimento e me lo danno nel momento giusto, quindi è un po' un merito quasi loro più che mio. Senti, oggi comunque buona Lazio, 4-6 alla fine del secondo tempo, anche grazie a un super Soro che dovrà essere fondamentale, oggi ha fatto capire che giocatore è, insomma poi tanti giovani, perché devono crescere questi ragazzi, devono darci una mano. Sì, dobbiamo dare anche una mano sia ai giovani ma anche al portiere, perché forse l'errore che è stato fatto le prime partite è che non possiamo insomma non aiutarlo, cioè diventa un valore aggiunto lui se noi lo aiutiamo come aiutavamo Correggia e gli altri portieri che c'eravamo prima, così può diventare un fattore veramente determinante. Se invece pensiamo che lui possa parare tutto nella partita, abbiamo sbagliato proprio, quindi poi lì andiamo in difficoltà e poi giustamente anche il portiere può perdere le sue sicurezze. Invece dobbiamo aiutare soprattutto lui, perché lui ci dà un valore aggiunto maggiore rispetto a tutti, perché è un fuoriclasse, sicuramente è un fuoriclasse. I giovani, ci vuole pazienza con i giovani. Mattia quest'anno ormai non lo considero più un giovane, è un giocatore ormai quasi completo. Quindi gli altri giovani vengono un po' dosati dall'allenatore, però bisogna aspettarli, bisogna dosarli piano piano, perché sennò rischi magari di farli fare brutte figure, queste cose qua. Invece è un campionato un po' particolare, che giocheremo tutte le partite alla morte, quindi capisco anche la difficoltà anche per un giovane entrare in una partita tirata come è stata quella a Napoli, quindi sarà dura anche per loro. Claudio Sebastianutti, allora, incredibilmente Lazio che per due tempi è rimasta lì 4-6 il punteggio, super Soro, incredibile, ha parato di tutto veramente, oggi ha fatto capire che giocatore sarà e quanto potrebbe essere determinante per il campionato, poi giustamente hai voluto dare anche spazio ai tanti ragazzi, sono queste le partite in cui te lo puoi permettere perché serviranno poi più avanti, è l'analisi perfetta? Sì, hai completamente ragione Federico, io sono comunque contento dell'approccio, gli ho chiesto questo. E dovevamo capitalizzare al meglio i 3 punti di quella trasferta a Napoli, che ce li dobbiamo ritrovare tutti quanti per la prossima qui di nuovo in casa col Savona. Volevo mantenere la stessa mentalità, loro l'hanno fatto, sono entrati concentrati e questo mi è piaciuto l'approccio. Tantissimi errori ancora, ma fanno parte del percorso che ormai abbiamo intrapreso, però insomma, segnali positivi in vista di sabato. E hai detto bene, spazio ai giovani, ma a quei giovani che poi ci serviranno, perché più in là noi abbiamo di loro abbiamo estremamente bisogno, quindi queste sono le partite che ti fanno crescere. Quando giochi con questi campioni hanno un ritmo, dei livelli esorbitanti, per cui spero che abbiano potuto apprendere il meglio dalla partita di oggi. Senti, c'è qualche cosa che ti è piaciuta più delle ultime uscite? Cioè hai iniziato a capire che forse qualcuno può darti una mano? Ma sì, sono segnali positivi che ho, ci vuole ancora tempo, stiamo un po' indietro, ma non dal punto di vista fisico, che anzi sono giocatori che in queste ultime partite hanno giocato quasi 4 tempi, ho cambiato poco, per cui sotto il punto di vista fisico
mi danno tutto e sono contento. Il problema è mio, è tattico, però non è un problema, è un work in progress, piano piano ci arriveremo. E poi diciamo al terzo rigore parato certe cose ti fanno anche un po' sorridere, perché poi vedi Slobo quanto fa la differenza, quanto aiuta me ai fini del risultato, ma soprattutto aiuta i ragazzi, quindi è bello poterlo allenare. E... tra l'altro rigori parati non a giocatori ultimi arrivati, ma insomma campione del mondo, ex medaglie olimpiche e poi a Giacomo Cannella, quindi anche quello vuol dire. E poi insomma si torna però a giocare sabato, la partita è importante, di nuovo qui al Foro. Beh, quelle in casa sono stra importanti, noi dobbiamo cercare di fare bottino quando giochiamo con i diretti concorrenti. Savona, che è un'ottima squadra, ha dimostrato anche col risultato che ha fatto oggi in casa con l'Ortigia, però sai, il Foro Italico è il Foro Italico, pian piano penso che ci darà sempre più un aiuto.